Ho ricevuto dalla discussione due stimoli che mi paiono interessanti. Le barriere architettoniche sono state anche associate alle barriere architettoniche che non troviamo solo nelle abitazioni, ma anche che troviamo per strada. Preme ricordare che c'è un grosso problema presso i nostri comuni dove i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, i famosi PEBA, non sono in quasi mai in nessun caso stati adottati, quindi anche questo riguardo alle barriere architettoniche è un tema sul quale sicuramente bisogna intervenire. Riguardo invece alla non esclusione delle liste, si pone il problema che si poneva ieri quando parlavamo delle borse di studio, non è che nessuno viene escluso dalle liste, il problema è che in alcuni casi, con questo calcolo dell'ISEE, ci sono delle persone che vengono retrocesse, quindi delle persone che rischiano di non accedere a quei benefici. Mentre per quanto riguarda i libri e le borse di studio si sta facendo un monitoraggio, mi piacerebbe capire se invece stiamo facendo un monitoraggio per quel che riguarda l'applicazione dell'ISEE in questi casi. Secondo noi ci sono delle distorsioni e quindi un monitoraggio per capire che effetto ha questo calcolo dell'ISEE sarebbe importante. Presidente, l'intervento del collega Bertani ovviamente è anche a dimostrazione del fatto che la discussione andava fatta in maniera congiunta. È assurdo che adesso ci troviamo a discutere di una risoluzione che verrà a seguire rispetto a questo, diciamo, ordine del giorno, a questo oggetto, perché appunto i temi sono congiunti. E rispetto alla non esclusione dalle graduatorie, mi preme ricordare alla consigliera qui di fianco a me che nel comune di Bologna, sul sito, si fa presente in queste quattro righe in cui si scrive: gli interessati possono realizzare le opere per cui richiedono il contributo solo dopo presentazione della domanda, sopportando ovviamente il rischio dell'eventuale mancata concessione del contributo stesso in funzione dei fondi a disposizione. Le domande non ammesse a contributi rimangono in graduatoria per gli anni successivi. Cioè, questo è un problema ulteriore rispetto al fatto che ci sono delle, che la, diciamo, il nuovo ISEE crea delle discriminazioni. Rispetto, cioè, tra disabili. E come diceva il mio collega Bertani, non è neanche stato fatto un monitoraggio, quindi mi dovete dimostrare come fate a dire che nessuno è rimasto escluso. Vorrei chiedere ai consiglieri del PD di vestire i panni di chi ha disabilità gravi e che vengono escluse dalle graduatorie proprio perché a Roma hanno deciso che le provvidenze assistenziali devono costituire un reddito. Per quanto riguarda la risoluzione, come già dicevamo, cioè vi è un'altrettanto importante criticità legata al funzionamento del fondo. Parliamo ovviamente del fondo regionale, che a differenza di quello nazionale, che nella definizione delle graduatorie tiene conto soltanto della disabilità totale come criterio prioritario e poi della cronologia di presentazione delle domande, quello regionale prende in considerazione anche il valore ISEE. Da gennaio sappiamo tutti che è entrato in vigore, grazie a Monti e con la complicità dei governi Letta e Renzi, il nuovo modello ISEE, che include e considera reddito anche tutte quelle somme fiscalmente esenti come pensioni di invalidità, accompagnamento, assegni di cura, pensioni sociali. Un'aberrazione e una violazione dei diritti fondamentali delle persone con disabilità e dei dettami costituzionali. Il TAR, con ben tre sentenze, ha accolto il ricorso delle persone con disabilità e famiglie ed ha riconosciuto che le somme date a titolo di risarcimento e compensazione ai soggetti in grave condizione di disabilità non debbano essere considerate reddito. Il Governo, nonostante le sentenze fossero a partire già da febbraio, immediatamente esecutive per tutti gli interessati di tutta Italia, le ha ignorate e nel frattempo ne ha chiesto la sospensiva facendo ricorso al Consiglio di Stato, il quale però sembra non l'abbia concessa. Ed ha fissato l'udienza nel merito per il giorno 3 dicembre, data in cui oltretutto, per ironia della sorte, ricorre la giornata internazionale delle persone con disabilità. Faccio presente anche che nei comuni si sta già applicando un nuovo ISEE, abbiamo visto per esempio per Bologna. Nuovo ISEE che falsa la graduatoria, crea discriminazione tra persone con disabilità e tra questi penalizza coloro che godono di provvidenze sociosanitarie con il rischio che poi alcuni possano rimanere ingiustamente esclusi dalla possibilità di accedere ai contributi. Paradossalmente, infatti, nuovo ISEE discrimina i soggetti che dovrebbero avere il maggior sostegno, ossia le persone con disabilità grave, con difficoltà di deambulazione e difficoltà a compiere gli atti quotidiani della vita. Le due categorie di persone che per la loro particolare fragilità è riconosciuto il diritto all'assegno di accompagnamento, assegno che serve a compensare la disabilità e non certo ad arricchirli. Quello che noi chiediamo in questa risoluzione è sostanzialmente che si prenda atto di una criticità
e come già fatto, lo dicevamo prima, per il diritto allo studio, venga effettuato quantomeno un monitoraggio. Non vi si sta chiedendo niente di difficile, secondo me. Si sta chiedendo semplicemente che si monitori la situazione, si veda se ci sono degli esclusi e si cerchi semplicemente di risolverle. Penso che sia una cosa, non so, credo che sia una cosa fattibile e non così difficile.